L'edizione 2016 del MEI è ormai alle porte. Presentate questa mattina le ultime novità del festival che contribuiranno a dare ancora più risalto all'evento. In particolare quest'anno ci sarà un forte legame tra musei e musica e la presenza di importanti ospiti come l'onorevole Bonaccorsi e il dottor Paolo Masini, consigliere del ministro Franceschini. Quest'anno più ancora del passato i nostri musei ospiteranno eventi, progetti creativi musicali, quindi dal MEI alla Pinacoteca, dal Palazzo Milzetti ai musei privati come il Museo Zauli che collabora con alcune realtà. Questo è importante, si inserisce in una scelta forte di portare il MEI anche al di fuori della sola piazza, della sola Corso Mazzini, diciamo. L'idea di un MEI che si sviluppa su tutta la città, riesce a trovare nei luoghi privati momenti di riflessione, ma anche concerti, eventi, progetti. Quindi noi avremo soprattutto il sabato, ma anche il venerdì e la domenica, tantissimi locali della città che proporranno concerti, addirittura loro spesso spontaneamente organizzeranno eventi. Le istituzioni si presentano con eventi più strutturati e quindi il Teatro Masini sarà ovviamente luogo chiave di una serie di concerti dedicati a Battisti e con musicisti di grande importanza, e poi il MIC, come sta succedendo da un paio d'anni, ospiterà concerti, e quest'anno la Pinacoteca invece vedrà un concerto dell'orchestra da camera di Schwäbisch Gmünd, che è la città gemellata di Faenza, nei pressi di Stoccarda, un territorio dal grandissimo patrimonio musicale, all'interno di uno scambio e una collaborazione tra la scuola di musica Sarti e la scuola di musica loro e delle nostre città. C'è stato uno scambio di concerti, il nostro direttore Donato D'Antonio è tornato l'altra settimana da un concerto nell'Hostal, beh, noi ospiteremo un concerto della loro scuola di musica. Poi ci sarà Palazzo Milzetti con un omaggio a Caffarelli, una mostra su Gianni, dei materiali nuovi che vengono inaugurati. Io credo che sia importante questo scambio di culture, di proposte, di identità all'interno di una comune volontà di valorizzare ancora una volta l'idea di Faenza come città aperta, città dove accadono cose, succedono eventi culturali nel cuore della città e diffusi sia all'interno che al di fuori delle istituzioni culturali.